Ma sicuramente è possibile. La specificità del Movimento 5 Stelle consisteva in due cose. Da una parte, dalla effervescenza, diciamo, di tipo movimentista, e dall'altro, l'uso massiccio della piattaforma. Erano due grandi novità, due grandi sperimentazioni, perché si trattava di saldare l'anima movimentista con l'anima del partito. In una compagine che si stava man mano trasformando in partito, ma che per restare originale avrebbe dovuto conservare appunto l'anima movimentista. E invece in questi ultimi tempi Conte, in qualche modo contravvenendo alla sua fama di grande mediatore, ha espulso queste due parti originali del movimento, cioè ha chiuso con Casaleggio. E quindi con la piattaforma, la quale piattaforma poi non serviva soltanto per scontare i voti ogni volta che ce n'era bisogno, ma forniva 19 servizi addirittura, dalla formazione alla diffusione di informazioni a livello comunale e così di seguito. E naturalmente facendo a meno di questi due aspetti tipicamente proprio caratteristici del movimento, mi pare che si stia appiattendo molto sul PD, stia facendo una sorta di doppione del PD, per cui alla fine poi gli elettorati del PD e del Movimento 5 Stelle, invece di sommarsi, finiranno per sottrarsi. Ecco, Pietro Salvatori, nel frattempo, appunto, poi lo vedremo.